Cazzo stai a farla? Mi sta allenando. E questo va messo qua se ti allena. Come? Gli fa un massimo allungamento, no? Interno coscia, allunga, okay. Allunga, okay. Allunga. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con Luigi Tarsia, un mio carissimo amico, ma devo dire la verità, non l'ho invitato perché è un mio carissimo amico. L'ho invitato perché lo stimo tantissimo come professionista, quindi ti stimo, te lo dico da tantissimo tempo. Grazie. Anche se potresti essere mio figlio, lo posso dire. quanti anni di differenza abbiamo? 30, tu quanti anni c'hai? Io sono quasi 40. Oh. Ma dai, dottor, siamo quei anni. No, 10 anni fanno la differenza. Vabbè. Noi ci conosciamo da tantissimo tempo perché ci siamo conosciuti in un mondo sportivo. In un mondo sportivo, bravo. Giocavamo a biliardino, quindi calcio balilla. Non è un gioco, ma è uno sport, lo ricordo, perché il calcio balilla è testa, tecnica, concentrazione e tanto allenamento. Certo. Cosa fai tu per le persone? Quindi raccontati, perché se lo faccio io sarei troppo discorsivo, quindi raccontati. Ciao a tutti ragazzi, sono Tarsia Luigi. Sono un personal trainer certificato e sono titolare del mio studio privato, dove passo gran parte delle mie giornate, dove alleno i miei atleti e dove seguo tutti i miei clienti in generale. Sono autore di un libro che prende il nome di Informa. Sì, sono stato un atleta di culturismo e di model fitness. Sono docente formatore di personal trainer in una federazione. Bello, complimenti. Vai. Ti metto subito in crisi. Cosa Vai. Pensi della chirurgia? Perché una persona dovrebbe allenarsi e perché una persona dovrebbe operarsi a questo punto? Ok. È indiscutibile il fatto che un risultato estetico raggiunto con la chirurgia e il risultato estetico raggiunto con il fitness siano qui due mondi completamente opposti. Questo perché? Perché quando diciamo che il risultato estetico, ok, è un ringraziamento che il nostro corpo ci dà in relazione ad uno stile di vita sano. Quindi è un ringraziamento che il nostro corpo ci dà. Assolutamente sì. Assolutamente. Quindi tu fai dei gesti quotidiani e il corpo ringrazia. Assolutamente sì, perché è frutto di una pianificazione di allenamento e di una programmazione alimentare, no? Quindi quando noi parliamo di un risultato estetico, pensiamo proprio a questo. L'allenamento in generale, ok, ci porta dei benefici che ci portano a migliorare la qualità della propria vita, che non ci può portare la chirurgia in questo caso, no? Prendiamo il semplice fatto che l'allenamento possa prevenire malattie cardiovascolari, prendiamo il fatto che migliora la sensibilità insulinica, il rinforzo muscolare e previene i problemi di natura posturale, ne migliora l'efficienza in questo caso articolare. Quindi dietro al fitness non dobbiamo pensare soltanto al risultato estetico, ma come un qualcosa che ci permetta di prenderci cura di noi per migliorare la qualità della propria vita, ok? Ci sono poi quei casi ovviamente laddove il fitness non può arrivare. Diciamo che nel momento psicologico allenarsi e migliorare la propria composizione corporea aumenta l'autostima, ok? È un'immagine migliore di te. In quei casi dove il fitness non può arrivare, ok? Questa autostima può venire a mancare. Io ne sono l'esempio più palese, no? Dove avevo le orecchie a sventola, diciamolo, e tu mi hai fatto un intervento di otoplastica, se non erro, si chiama così, vero? Ok, allora lì c'è poco da dire, ragazzi. Quando ci si sente purtroppo inferiori, perché io addirittura glacia avevo questa cosa, andavo a dare un esame, poi ti ricordi un orecchio era più asimmetrico, aperto, no? Sì, più aperto. Ok, avevo la fissa che comunque sia un docente mi guardasse la mia parte carente, quella più accentuata. Un docente addirittura? Quando andavo dagli esami, certo. Incredibile. In generale, però poi io c'avevo sempre la fissa che lo sguardo era rivolto a me, ok? Come ti sto guardando? Infatti è difficile guardare negli occhi le persone. Tanti atteggiamenti, infatti, tante persone le avrei viste, no? Gli atteggiamenti cifotici di chiusura. Tante volte non sono dati soltanto da problemi posturali, ma proprio da insicurezze, no? Esatto, tu lo sai benissimo, da timidezza, da insicurezza. E quindi una persona tende a chiudersi. Bene, e lì allora devo dire che la chirurgia è una risorsa importantissima. Quindi sì, aspetto estetico inteso come miglioramento della composizione corporea, ma anche aumento dell'autostima, allora può coesistere chirurgia e fitness. In questo caso assolutamente sì. C'è unione, c'è sinergia. Assolutamente sì. Per esempio, quando arriva una persona che vuole una scorciatoia e ti dice: vabbè, io quasi quasi mi farei un interventino per elevare, no, del grasso in eccesso. C'è una liposuzione, che è l'intervento che va, tra virgolette, tantissimo, perché sembra che sia l'alternativa al fitness. Ma diciamolo chiaramente, non lo è. Cioè, la liposuzione corregge un difetto localizzato di una piccola parte del corpo. Sì. E quindi l'armonia che comunque raggiungeresti col fitness, stiamo parlando di una cosa che non esiste, ma proprio i vantaggi che ti porta nel raggiungere quell'obiettivo, il fitness. Se tu pensi che hai un miglioramento metabolico, quindi non aumenta soltanto l'aspetto prestazionale in allenamento, ma ci sono proprio dei benefici. Basta pensare che anche solo un'unità di muscolo, il nostro fisico la vede come un qualcosa di dispendioso, no? Mm-hmm.
Quindi, per il semplice fatto di conservarla, ha bisogno di un input calorico maggiore. Quindi noi aumentiamo il nostro metabolismo basale e siamo delle macchine che bruciano calorie, utilizzano delle calorie a riposo. Questo la chirurgia non lo può portare. Ed è un altro di quei benefici che noi andiamo a dare appunto al fitness. Ok. Infatti la cosa che hai detto è molto molto sensata e intelligente, ovviamente come me lo aspettavo. La chirurgia ovviamente non migliora la massa magra. Non migliora la composizione corporea. Quindi non migliora il muscolo. La chirurgia non può darti un muscolo. Può togliere qualcosa, ma okay, nel togliere, tipo a livello di liposuzione, sì, a livello di liposcultura ormai si chiama, quindi rimodellamento, sì, del corpo, può semplificare un miglioramento di una zona. Sì. Allora ti faccio vedere una foto di un mio paziente che ha effettuato una liposuzione, quindi vai. Questo è lo stato pre-intervento. Questo è quello che abbiamo ottenuto. Ok, abbiamo tolto, ridotto la ginecomastia, che è una ghiandola appunto mammaria in eccesso. Abbiamo fatto una liposuzione a livello del petto e una liposuzione a livello dell'addome. Perché ti faccio vedere questo? Perché sì, io ovviamente qui, come tu ben sai, propongo l'allenamento. Ovvio. Ok. Prima di arrivare alla chirurgia, ma più che altro perché se ci pensi, io faccio una lipo del petto, una lipo dell'addome e togli un volume di grasso, no? Però ovviamente la forma del deltoide, la forma del bicipite, ovviamente, no? Il dorso, sì, sei più svuotato, ma non hai un corpo fit, ok? Dopo la lipo. Sì. Quindi il concetto è, dammi un giudizio su questo risultato e dimmi cosa avresti fatto tu, perché il ragazzo mi ha detto, Claudio, io partirei da lì per poi iniziare ad allenarmi. Quindi a un certo punto anche io, tra virgolette, cedo al fare un intervento quando si può comunque ottenere un miglioramento. Ok, bene. Nel mio punto di vista è praticamente il contrario. Cioè, lavoriamo lì dove si lavora. Okay. Laddove non c'è fibra muscolare da reclutare, prendi una persona estremamente sovrappeso, quindi magari chi soffre di obesità grave, ok? Ok. Poi dipende, lo sai benissimo, dall'elastina, dalla qualità della propria pelle. Comunque sia, quella persona che si è dedicata, ok? Ed ha migliorato la qualità della propria vita, non soltanto il senso estetico. Ok. Per raggiungere poi quel fine, allora a quel punto consiglierei la chirurgia. Proprio perché quella persona che ha conseguito un percorso ed è cambiata ed è migliorata a livello mentale, ha migliorato la propria alimentazione, ha abbracciato uno stile di vita sano. Sì. Allora a quel punto potrei consigliare un intervento, però il momento psicologico di ognuno di noi è differente. Magari, come hai detto tu, questa persona si è sentita motivata nel vedersi meglio allo specchio magari, per, sì, conseguire poi un risultato di livello estetico con del potenziamento muscolare, con la sala pesi, non so. Quindi anche il contrario va bene. E il consiglio, quello che diamo, è fare una valutazione sempre specialistica. Assolutamente. Perché io direi a questo punto, se un paziente vuole migliorare il fisico, allora il punto non è voglio fare chirurgia o voglio fare fitness. Il punto è cosa posso fare. Se incontra me, il senso è gli spiego che può rivolgersi a professionisti. Perché lo, sì, dico sempre, anche se vi allenate, anche se dovete fare un percorso di fitness e quindi non è chirurgia ma è una cosa che scegli di perseguire, sì, affidatevi a professionisti, perché un professionista, no, può veramente seguirvi oppure capire se dietro a quella cosa c'è anche una tematica psicologica, c'è l'autostima, quindi magari oppure una credenza limitante che ti dice io non riuscirò mai senza chirurgia ad ottenere questo. Ti capita? Capita, ma in qualsiasi campo io dico di affidarsi innanzitutto sull'allenamento, chi ne sa più di voi? Certo. Quello è poco, perché, ma sicuro. Perché pure lì è una scienza. Assolutamente sì, è biomeccanica, quindi una scienza. Biochimica e biomeccanica. Biochimica ci avvicinava ad un nutrizionista, che non è il personal trainer, ricordiamo. Okay. Biomeccanica è la scienza del movimento, dell'allenamento, quindi in questo caso vi dovete affidare assolutamente ad un personal trainer che ne sappia più di voi e che vi possa indirizzare. Ma non nel fatto che io ti devo per forza seguire one to one, Ok. Posso anche fare un qualcosa di formativo, posso fare una formazione, okay, dove però tu sei in grado di conseguire poi quello che è il tuo percorso. Quindi assolutamente sì. Per quanto riguarda il caso di Claudio, non perché è un mio amico, però questo qua lo dobbiamo dire. Allora, secondo me ognuno di noi tende a vedersi allo specchio un'immagine di sé che è sempre inferiore magari a quella che è la realtà. Sbaglio? È più cattiva. Più cattiva? È vero questa di, cosa? Di base lo fanno le donne tantissimo. Ok. Però adesso anche il mondo maschile che si sta avvicinando all'estetica in maniera pure prorompente, quindi i maschi iniziano a notare rughe, i maschi iniziano a notare tanto anche loro rispetto a prima, dove prima il maschio poteva avere la panza, il maschio poteva non curarsi, adesso i maschi sono curati, sì, perlomeno quelli, sì, che, sì, 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 arrivano a me nel mio studio. E inizia a essere una cosa importante l'estetica a 360 gradi uomo-donna, quindi si è molto critici con se stessi, si è cattivi. Ora,
malformazione a parte, quindi parliamo di una malformazione del padiglione auricolare, quindi un'orecchia sventola molto eccessiva, è chiaro che è una cosa oggettiva, mettiamola così. Sì. Chiunque, no, potrebbe dire sì, se sistemi l'orecchio migliori. E quella cosa lì è indiscutibile, diciamo. È vero. Un dettaglio fisico, tipo potrei essere meglio, è sempre alla ricerca di un qualcosa di miglioramento, no? Quindi sì, mi guardo e sto sempre lì a notare, potrei avere il braccio più grande, potrei avere l'addome più definito, potrei avere meno cellulite e via dicendo. Sì, io questo qua mi volevo riagganciare proprio al fatto che, come avevo detto prima, non perché sei mio amico conoscente, ma come professionista. Perché t'ho pagato? Perché no, io t'ho pagato. Tu mi hai pagato perché me. Perché io t'ho pagato, no? È perché sono fatto buona pubblicità a vicenda, in realtà è la stima reciproca. No, a parte gli scherzi, ti ricordi, perché Claudio veniva a fare consulenza ogni tanto a uno studio medico di fronte al mio studio, ti ricordi, erano anni e anni fa, quella ragazza che venne da te, voleva ottenere il Brazilian Butt o protesi, voleva, non ricordo. Il gluteo. Il gluteo, ah, okay. Sì, sì. E tu le consigliasti, dissi proprio queste parole: qui di fronte c'è un personal trainer bravissimo, fai 2 anni di squat, 2 anni gli dissi, segui un'alimentazione fatta bene, così se non migliori la tua estetica, non migliori il tuo gluteo, allora vieni da me, te lo passo io l'intervento. Te lo regalo io. Questa ragazza ancora ti ringrazia. Parliamo di latina. Okay. Ok, questa ragazza ancora ti ringrazia. Bene, io penso che sei uno dei pochi a dire una cosa del genere. Quindi una valutazione dal punto di vista visivo-funzionale è quella che una persona dovrebbe avere da un professionista. Ok. Io quando mi operai alle orecchie, io malato di queste orecchie a sventola, ti ricordi che io ti dissi le voglio così, le voglio attaccare, attaccare, e tu hai detto lui non esiste perché non rispecchia il tuo tratto, sì sì sì, la morfologia del volto. Ok. Perché poi un orecchio attaccato è sempre lì il discorso, è un problema di autostima. Tu partivi con una cosa da correggere e volevi il massimo in quella cosa lì. Sì. E quindi è come quando mi viene a dire una paziente: entro in sala operatoria, faccio un'iposizione, togli il più possibile, perché è come devo cogliere l'occasione e fare il più possibile. Quindi riattacco l'orecchio, mi viene detto fallo che non voglio più vedere le orecchie, perché quasi che odi quella parte. È vero. Invece no, quella parte è da migliorare, modificare. Il tuo fisico non è brutto, il tuo fisico è da migliorare. Lì intervieni tu, che sei un coach, che sei uno che segue questa persona, questa paziente, la incanali su un binario giusto, e tra l'altro quello che fai è una cosa fondamentale, gli insegni a vivere meglio se stesso e meglio il proprio corpo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E ci riagganciamo sempre al fatto della chirurgia, ok? Io ricordo persone che poi mi hanno sempre detto, conoscendo la mia carenza dal punto di vista dell'autostima, diciamo, no? Sempre al fatto delle mie orecchie, mi dicono: lui con sto fisico sta a pensare a chi te sta a guardare le orecchie, dicono proprio così. Però è un qualcosa, vero, di mentale, è un qualcosa che ti limita, ok? Quindi in questo caso la chirurgia, nonostante, da come abbiamo capito, non la posso concepire come scorciatoia per il fitness, okay, ma è un qualcosa di veramente essenziale, perché ognuno di noi ha un'immagine di se stessi. Io in quella condizione, nonostante l'autostima che ho acquisito allenandomi nel tempo, ero sempre carente, avevo una bassa autostima. Allora là la chirurgia è un qualcosa di fondamentale ed è indiscutibile. E questo è il senso. Non concepisco quelle persone che, ok, non ho il seno, ok, stessa cosa che è successo a me con la mia autostima, voglio aumentare la mia autostima perché non sono adagio con me stessa, ok, ma da non essere in pace con se stessi a farsi magari una quinta, okay, mi sembra un'esagerazione, o no? Quello te lo dico subito e ti stuzzi. Quello è il problema che hanno gli uomini quando vanno in sala pesi: vogliono vedersi sempre più grandi. Quello è vero. E quindi quando tu vai in sala pesi, no? E dici voglio un petto grande, poi ottieni quel fisico e dici voglio ancora più grande, voglio un bicipite come il mio, no? Cioè tutti vorrebbero un bicipite come il mio. Sì. Lo vogliono ancora più grande. Sì. E il senso è: non ti bastano i volumi in grandezza, perché ti abitui. Che è il discorso delle labbra: voglio le labbra. Come fai ad avere un labbro così? Perché non, il professionista non ti ferma. Nel fitness si chiama vigoressia sta cosa, che tu riguardi lo specchio e ti vedi. Pure nell'estetica? No, nell'estetica diciamo è... Allora, cioè partiamo, che non ti vedi mai abbastanza? Partiamo da una dismorfofobia, che non ti vedi proprio ok bene, quindi ti vedi diverso. Ma il labbro come fa ad arrivare così grande? Non in una volta, nel tempo ti abitui a quel volume, aggiungi filler, un giorno quel labbro sarà il doppio di come sei partito. È però il professionista a quel punto il professionista ti dovrebbe dire ma basta, oppure io basta, oppure viene da un altro professionista, il mio medico ha detto basta, perché io ti devo dire ok, a meno che non reputo che quella cosa va a migliorarti. No, però parliamone. Ma l'equilibrio, cioè, l'equilibrio in crescita non ci si vede mai abbastanza grandi. Stesso discorso il seno. Ho una prima, passo a una terza. Che quante porta problemi posturali una quinta? Cioè non stai... Diciamo che anche lì, protesi più grande, problemi più grandi. Cioè non è scontato.
scontato che avere protesi giganti, girano dei video anche di pazienti americane con seni giganti, sono delle protesi fatte su misura, cioè per arrivare a fare una protesi su misura, per mettere dei volumi esagerati, insomma, vuol dire che si va oltre, tra virgolette, quella che è la normale etica anche, credo, no? A te ti è mai capitato di dire a una persona, vabbè, oh, adesso il fisico è ok, cioè calmati, placati, perché al contrario potresti entrare, no? Allora, a dire il vero, no, perché un fisico natural ha dei limiti, ok? Bravo. Superata questa barriera, no. Al contrario, sono io che cerco di far capire che cos'è l'equilibrio, perché una persona che si preclude dei contesti sociali, quindi io non esco nemmeno il fine settimana, non vengo a bermi uno spritz, non vado a fare una cena, non faccio quel pasto extra, allora là secondo me diventa più che fissazione proprio una problematica, un'ossessione. Perché il culturismo di per sé, il culturista è una persona solitaria. A me piace il fitness, ma non il culturismo, il bodybuilding in tema bella, agonistico. Bella questa cosa. Questa cosa c'è da dirla. Ti fermo subito. L'anno scorso, come ti ho raccontato e ti ho fatto vedere anche delle foto, mi sono allenato per un anno di seguito. Okay? Sì. Ho ottenuto un bel risultato, ero molto asciutto, ovviamente natural. Qual è il senso? L'ho fatto come faccio tutte le cose, ok? Cioè se registro dei video li voglio fare bene, se vado in sala lo devo fare bene, se mi alleno lo devo fare bene. Esatto. Ho fatto 8 mesi senza sgarro. Non mi pesava lì per lì. Alla fine del percorso non ho ottenuto, diciamo, il fisico che potrei meritarmi negli anni, perché tu mi insegni che ci vogliono anni di allenamento, quindi io pensavo che in 8 mesi potevo spaccare il mondo. Alla fine sono caduto nell'errore del non l'ho ottenuto, quindi non lo faccio più. Non hai trovato uno stile di vita sostenibile. Quello Bravo. Che per me è un piacere, per te era diventato un obbligo. Bravo, era diventata un'ossessione e fatta con uno stile militare, perché mi approccio così alle esperienze e quindi... Ed è giusto, come quando ti sei laureato, no? Tu ti sei dedicato al 110%, però in un contesto di tempo limitato, ok? Okay. Continui a studiare, continui a formarti, però quando hai dato il 110% l'hai dato in un contesto di tempo limitato. Cioè sapevo che finiva alla fine la laurea. Sapevi che finiva, certo, per questo ci sei dedicato tantissimo. Il fitness no, fa parte della vita di ognuno di noi, è uno stile di vita. Tu non puoi volerti male mangiando riso, petto di pollo, merluzzo, gallette, ok, H24, non uscire, non sgarrare. Devi trovare un equilibrio, ok? Che ti permette di vivere meglio, di aumentare la qualità della propria vita, la tua autostima. E poi proprio perché lavori così tanto, stai 12 ore fuori casa, figli, ok, l'allenamento, poi lo sai benissimo, non diventa un peso, l'allenamento produce endorfine, ti fa venire voglia di fa, c'è più focus mentale, sei più attivo. Quindi proprio perché lavori così tanto, a fine giornata comunque ti ritagli quello spazietto per stare bene con te stesso, scarichi la pesantezza della giornata lavorativa, che per quanto possa piacerti il tuo lavoro è comunque un grandissimo impegno, no? E quindi sì. Quindi che consiglio diamo a chi ci sta guardando? Prendete il fitness come una cosa sana, ok? Trovatene un equilibrio dove se date troppo succede magari quello che è successo a Claudio, ok? Che arrivi a un certo punto, raggiungi il risultato, ma poi vai in tilt, ok? Bravissimo. Al contrario, se dai troppo poco non porti risultato. Su 7 giorni io non mi posso permettere di uscire fuori dai miei fabbisogni calorici, perché diciamolo, ti puoi allenare quanto ti pare, ok? Puoi fare il miglior allenamento al mondo. La qualità e la quantità dei nutrienti sono quelli che ripagano poi il risultato finale, perché gran parte del lavoro lo fa l'alimentazione. Se dovessimo dare una percentuale... Sempre discusso. Sta roba delle percentuali non mi è mai piaciuta. Comunque possiamo dire. Dillo perché. Perché allora, la gente dice allenamento sì. 80. Guarda, 70, cioè... sull'esperienza personale per me è un triangolo perfetto. Dove non devi rompere nessun lato. Quindi alimentazione. In equilibrio pure là. Alimentazione, recupero e allenamento. Molto spesso si tende a sottovalutare un fattore che è il recupero. Nessuno più dorme, ok? Chi fa 4 ore di sonno, 5 ore di sonno. In realtà, quando è che il muscolo cresce? Il muscolo migliora proprio quando noi dormiamo, a riposo, ok? Quindi tante volte viene a mancare il riposo. Altre volte l'alimentazione, altre volte l'allenamento. Se vogliamo dare questa percentuale... No, beh, se non vuoi dare non la diamo. il concetto è semplice. Hai spiegato benissimo il triangolo, quindi non è una questione di percentuali. È un equilibrio. È una questione di che deve tutto... Sì, però... Secondo me l'alimentazione è comunque una fase troppo importante, perché nella fase di allenamento in massa tu puoi conseguire delle metodologie, dei metodi di allenamento in massa, ma stare in ipocalorica, quindi sotto con i nutrienti, l'allenamento in massa non sarà mai efficiente. Al contrario, puoi fare un allenamento in definizione ma stare in ipercalorica. Quindi
al di là del metro di allenamento, ne fa da padrona sempre l'alimentazione, questo è il senso. Quindi una percentuale superiore la diamo sicuramente all'alimentazione. Anche qui ovviamente, come fai a non farti seguire su una cosa del genere? Come fai a fare di testa? Non tua? Puoi, come fai? Non puoi. Ho iniziato alla dieta, ho iniziato a... Lo puoi fare tu magari, no? Nemmeno, e ti spiego il perché, questa cosa la dico brevemente. Ogni personal trainer dovrebbe collaborare, cooperare con altri professionisti del settore. Una nutrizionista, un nutrizionista è fondamentale, ma per un motivo. Tantissime persone che vengono da me dicono: mangio bene, non mangio schifezze. Ok, in realtà non funziona proprio così. Innanzitutto abbiamo bisogno di uno strumento. In questo caso la mia nutrizionista usa il bioimpedenziometro. Questo va a rilevare la tua composizione corporea. Se tu non sai la percentuale della tua massa grassa e la percentuale della tua massa magra, non sai quanti nutrienti devi andare a conferire sulla quantità. Sulla qualità non serve mangiare bene, ok? Perché ci sono carboidrati ad alto e basso indice glicemico. Molte persone hanno la famosa dieta in bianco. Mangio in bianco, pasta in bianco, sì. Ma la pasta di farina in bianca, in questo caso, ha un indice glicemico altissimo e crea dei picchi insulinici. Una pasta integrale, quindi una qualsiasi altra farina non raffinata, ha un indice glicemico medio-basso. Quindi abbiamo delle risposte, in questo caso insuliniche, totalmente differenti a seconda la fonte dei nutrienti. Quindi a parità calorica, visto che molti ragionano a calorie, no? A parità calorica abbiamo dei benefici sul nostro corpo totalmente differenti a seconda della fonte che noi andiamo a introdurre. Sai che cosa mi viene da pensare, Luigi, a sentirti? Che io ho studiato medicina. Sì. Ho studiato tanto, ho fatto pure la specializzazione, mi sono impegnato, biochimica, mi sono documentato, mi sono fatto tante cose, okay. Però queste cose non le so. E la cosa che mi fa riflettere, non le so, ormai le so, ne parlo, sì, con te, le so, sì, ma non le so dentro, cioè non le internalizzo, le ho studiate. Come fanno a non insegnarcele queste cose a scuola? Ti dico una cosa che non sai, ti dico una cosa meravigliosa che non sai, che non so. Questa non la sai, meravigliosa, la dobbiamo mettere per forza. Col fatto del Covid, no? Mm-hmm. Cazzo Stefano? Mi sta allenando. E questo l'ho messo qua se ti allena. Come? Dico così? Massimo allungamento, no? Interno coscio. Massimo allungamento, massima contrazione, ragazzi. Così? Ok. Senti il piccolo bicipite quanto lavora. Allora, con il fatto del Covid, mi è stata fatta una proposta a un liceo di Latina di andare a insegnare la biomeccanica con un professore di educazione fisica. Le palestre erano chiuse, ok? Quindi si è parlato appunto di questo, di biomeccanica. Io pensavo che ci fosse, fosse stato magari poco interesse da parte dei ragazzi. Invece questa generazione, rispetto alla mia, rispetto anche alla tua, sono tutte, sono diplomati, ragazzi preparati, nel senso che tantissimi erano iscritti in palestra. Quindi sono stati tutti attentissimi per il semplice fatto che avevano piacere nel sentire quelle che sono le nozioni che magari nessuno mai avrebbe spiegato, ok? Una cosa che ho pensato proprio lì è di introdurre, al di là del prendi la palla e vai a giocare o facciamo il semplice test di Cooper, magari fanno il test di Cooper perché pochi docenti lo fanno, okay. Allora insegnate una cosa, a leggere valori nutrizionali, che questo qua non c'è bisogno per forza al consulto di un nutrizionista, no? A leggere valori nutrizionali dietro quello che i ragazzi si stanno mangiando, ok? Bello. Sì, sarebbe una cosa figa perché imparerebbero. E tra l'altro mi viene da pensare, noi mettiamo la benzina sbagliata nel corpo che abbiamo, quindi è come se mettessi il diesel al posto della benzina perché non so cosa mangiare. Esatto. Questa cosa va è nel libretto delle istruzioni, giusto? Certo. Dovremmo sapere, certo. Cioè dovremmo saperlo nei primi anni di vita. Il bello che è vero. E invece io ad oggi a 40 anni devo farmi seguire per capire cosa devo mangiare. Vuol dire che non mi è stato non trasmesso, perché un conto è mangiare bene, un conto è sapere di cosa ha bisogno il tuo fisico in dei momenti, in inverno, no? Purtroppo d'estate. Tantissime persone hanno questa ignoranza. Sì? Dal punto di vista alimentare, assolutamente sì. Le troppe proteine fanno male, affaticano i reni. Tolgo i carboidrati. La dieta dell'insalata. Sempre il discorso ci riagganciamo prima, l'equilibrio, okay? Essere seguiti da un professionista dal punto di vista estetico, che possa essere un chirurgo, è fondamentale. Essere seguiti da un nutrizionista è fondamentale. Essere seguiti da un personal trainer è fondamentale. Da un fisioterapista è fondamentale. Quindi, il messaggio che vogliamo passare è: i professionisti fanno la differenza nell'insegnarvi, sì, nel trasmettervi le informazioni, nel trasmettervi le nozioni e nel seguirvi del vostro percorso di vita. Quindi buona vita a tutti. Grazie per aver visto questo video. Grazie a Luigi che mi ha insegnato questa supinazione accentuata, così sarò ancora più grosso. Se ti è piaciuto
piaciuto il video lascia un like, scrivici nei commenti alcune domande che volete fare a Luigi. Vi ricordo che Luigi ha scritto un bellissimo libro che mi ha proprio lui che mi ha autografato. Quando ti senti poco in forma, non pensare alla chirurgia, leggi questo libro, al mio amico Claudio. Grazie. Clic sulla campanella per restare sempre aggiornati alle notifiche del bellissimo canale YouTube del mio amico Claudio Maestrini. Se vi va, passate anche sul mio canale YouTube e seguiteci sui social. Ciao ciao ragazzi.